Buongiorno a tutti quanti, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Buon lunedì e buon inizio di settimana, nonché buon inizio di maggio, che maggio è il mese forse più bello della primavera. C'è già aria di estate, c'è già aria di vacanza, ma ciò non vieta di parlare un po' di storia, ecco. Oggi vorrei riprendere in mano insieme a voi il discorso che avevo iniziato sul feudalesimo e questo discorso era stato poi lasciato in disparte ed ero arrivato nel momento in cui nel 1037, il 28 maggio del 1037, l'imperatore germanico Corrado II riconosce il principio di ereditarietà feudale attraverso la Costituzione dei feudis e mi ero fermato per l'appunto qua. Oggi invece guardiamo più da vicino come si sviluppa a livello sociale e politico il feudalesimo. Prima di tutto, il feudalesimo vero e proprio, lo ribadisco, si sviluppa dopo la caduta del Sacro Romano Impero fondato da Carlo Magno. In particolar modo si può parlare di feudalesimo in senso stretto dopo la deposizione di Carlo il Grosso, ultimo imperatore carolingio, nell'887. Una deposizione dovuta al fatto che il Sacro Romano Impero fondato da Carlo Magno non riesce più a difendere l'Europa, in particolar modo la Francia, in modo ancora più particolare Parigi, dalle invasioni dei Normanni, dei Vichinghi e nel resto dell'impero, dall'invasione degli Ungari e sulle coste mediterranee, quindi sulle coste della Liguria, della Provenza, l'invasione dei Saraceni, degli islamici. E proprio davanti a queste invasioni poco simpatiche, l'invasione dei Vichinghi, i Normanni, gli uomini del nord e l'invasione di Ungari e Saraceni che devastano l'Europa, i Saraceni devastano le zone mediterranee, gli Ungari devastano la pianura padana, la Germania, l'Austria, l'Österreich, cioè l'Austria di fatto, e quella che sarà poi l'Ungheria. Ebbene, davanti a queste invasioni, ripeto, c'è il fenomeno dell'incastellamento, inizia questo fenomeno, cioè la costruzione dei castelli, che prima di tutto sono delle recinzioni di legno con delle torri di legno, quasi sempre indirizzate all'avvistamento del nemico. E piano piano da queste costruzioni di legno si sviluppano i veri e propri castelli, castra, usando una parola latina, una parola romana, e questi castelli saranno sempre più belli, più difesi, difendibili e fatti di pietra. Quindi tra l'840, un po' prima della caduta di Carlo il Grosso, e il 950, c'è uno sviluppo, c'è un boom di questo fenomeno dell'incastellamento. Ma questo vuol dire che sorgono anche delle autonomie locali. Già il sistema fondato da Carlo Magno lascia molto spazio a delle autonomie. Abbiamo visto l'altra volta che Carlo Magno è bravo con i missi dominici, è bravo con i suoi vassalli a controllare bene o male tutto l'impero, ma i suoi successori non sono come lui e non sono alla sua altezza e all'altezza di quello che ha fondato. E in più il fenomeno dell'incastellamento, ripeto, dà maggior adito alla formazione di autonomie locali, di autonomie regionali o perfino territoriali corrispondenti a dei semplici villaggi. Ecco. E in ogni caso, in questo periodo si sviluppa ulteriormente il vassallaggio militare e diventa modello per tutti gli uomini liberi. Chi
sono gli uomini liberi, lo ripeto, gli uomini liberi sono quelli che possono permettersi a livello economico delle armi, possono permettersi dei cavalli e possono permettersi il nutrimento dei cavalli e il pagamento delle armi. Tutti gli uomini liberi sono quelli che possono, appunto, possedere delle spade, delle lance e dei cavalli. E il vassallaggio, di fatto, si sviluppa come un sistema dove il re, investe dei vassalli, che sono i conti, i marchesi e i duca, i duchi, e a loro volta conti, marchesi e duchi investono altri loro vassalli che vengono detti valvassori, cioè vassalli dei vassalli, e i valvassori a loro volta possono investire dei vassalli dei vassalli dei vassalli, i valvassini. Ma questa piramide feudale, che tutti i libri di storia presentano come una piramide, appunto, il cui vertice è il re, non è davvero una piramide, perché il vertice, il re, spesso non viene seguito, spesso è debole, è lontano e di fatto i vassalli governano per conto proprio, e governano per conto proprio anche i valvassori e i valvassini. Quindi, il feudalesimo è un sistema davvero caotico. Inoltre, dove c'è un castello, c'è il signore di un castello e nasce di fatto quella che è la signoria. Già ai tempi di Carlo Magno, la base della signoria è l'immunità. Che cos'è l'immunità? L'immunità è la possibilità, la capacità di essere esclusi e di vedere escluse le proprie terre dal controllo del re e dei suoi agenti. In particolar modo ai tempi di Carlo Magno, l'immunità si sviluppa attorno ai possedimenti ecclesiastici, ruota attorno ai possedimenti ecclesiastici. Il clero possiede delle terre, queste terre sono immuni. Il re e i suoi agenti non possono mettere il becco nelle questioni propriamente ecclesiastiche. Ma l'immunità si sviluppa anche intorno al settore della giustizia. In particolar modo, gli immunisti, coloro che godono dell'immunità, possono giudicare le persone per tutti quei reati considerati minori e possono fissare delle tasse. Ma tra X e XI secolo, cioè tra 900 e 1000 d.C., il signore, il castellano, il signore di un castello, non ha più bisogno di questa immunità ufficiale riconosciuta per governare sulla propria terra, nel senso che il signore del castello ormai governa di fatto sulla propria terra, anche se il re non gli ha concesso questa immunità. Non c'è nemmeno più bisogno di chiedere l'immunità per governare sul proprio castello. Un tempo, ai tempi di Carlo Magno, un signore del castello, meglio un feudatario, un signore terriero, un proprietario terriero, poteva godere di immunità per tutti quei reati minori, come ho detto, mentre per i reati maggiori, dove può esserci perfino la pena capitale, la pena di morte, l'immunista deve consegnare il delinquente alle guardie del re o alle guardie della gente, del re, degli agenti del re. Ebbene, nel X-XI secolo ad amministrare tutta la giustizia locale è il signore del castello, che inizia a intervenire anche sui piccoli proprietari terrieri indipendenti che ci sono fuori del suo fondo dominico, cioè fuori dal suo territorio, ma che restano sotto l'influenza del castello per vari motivi. Perché ci sono, che ne so, sono signori terrieri, proprietari terrieri indipendenti che lavorano per il castello, anche se non sono dei veri e propri vassalli del castellano. Ma quali sono i poteri di un signore feudale? Beh, prima di tutto il signore feudale a questo punto decide le tasse, decide la quantità delle tasse, l'ammontare delle tasse,
che sono tasse in natura e tasse in denaro, che vengono chiamate angherie e taglie. Sono nomi tristi e famosi, nomi cui noi associamo di solito cose brutte. Un'angheria è un torto, un'angheria è un denaro estorto con la violenza, perché di fatto era una società violenta, benché tutto questo venga accettato. Non ci sono ribelli, non c'è gente che dice guardate, questo sistema fa schifo. No, viene accettato. Non c'è una coscienza di classe che porta a dubitare di questo sistema. Anzi, questo sistema viene difeso e per appunto accettato benissimo. E poi ci sono le corvée. Cioè il signore feudale stabilisce anche le corvée, cioè, che sono delle prestazioni fisiche di lavoro. I contadini sono tenuti a lavorare esclusivamente per il signore nella maggior parte dell'anno. È una società agricola, è una società basata sui frutti dell'agricoltura e in forma molto più lieve dell'allevamento. Inoltre, tutto questo potere del signore feudale su tutti i residenti del distretto, il distretto di fatto è il suo ambito territoriale, l'ambito territoriale governato da questo signore feudale, dai signori feudali, non è uno solo. Distretto deriva dal latino distringere, che significa costringere. Ebbene, tra i vari poteri, cioè il potere del signore feudale su tutti i residenti di questo distretto, si chiama banalità, banalità con due N, deriva dal tedesco ban, che significa comando, governare. Da banalità derivano i termini bando, bandire, ma anche banale. Perché da banalità si sviluppa il termine banale con una N sola nel senso di semplice, dato per scontato? Per quello che vi ho detto prima, tutto questo è dato per scontato nella società feudale. Nessuno lo contesta, nessuno si lamenta di tutto questo, anzi, viene accettato, anche perché c'è l'opera della Chiesa, l'opera del clero, più che altro del clero più elevato, più alto, che difende con la religione tutto questo sistema politico, un sistema politico che a noi può sembrare barbaro, può sembrare terribile e brutto, ma in realtà per i tempi questo sistema politico ha funzionato, è riuscito a funzionare, quindi evitiamo dei giudizi di nuovo anacronistici. Ebbene, tra le varie cose che il signore del castello, i signori del castello vuole e vogliono, c'è il pagamento in cambio di protezione. Perché ci sono le angherie, perché ci sono le taglie, ma perché anche i vassalli stessi devono qualcosa al signore? Perché c'è quest'ottica: io ti proteggo, tu in cambio devi farmi qualcosa. Io do protezione a te, io ti faccio dei favori, ma in cambio tu devi restituirmi il favore, devi darmi un tornaconto, io devo avere un tornaconto. E per quello c'è il pagamento in cambio della protezione. E quando il vassallo, quando il servo, quando i protetti pagano, si parla di buone consuetudini, di buoni costumi. Quando ovviamente il vassallo o il servo non paga perché magari non ha niente, non perché non vuole, si parla di cattive consuetudini e di cattivi costumi. Quindi questo sistema feudale è basato su un rapporto che era già ai tempi di Carlo Magno di protezione e di tornaconto. Io sono il più forte, ti proteggo, ma tu a un certo punto devi rendermi qualcosa. È importante ricordare che questo sistema, mutuato sia dall'ottica germanica, delle tribù germaniche, sia dal clientelato latino, è tristemente famoso perché con ogni probabilità è alla base della mafia, dei sistemi mafiosi in tutti quei posti dove il sistema feudale è stato qualcosa di esclusivamente degenerato.
per esempio nell'Italia meridionale, nella Russia dei Rurikovic li abbiamo visti, nella Cina feudale e nel Giappone feudale. Ma in ogni caso, com'è la società feudale? Una società libera, una società aperta, è una società dove si possono fare delle scalate sociali o è una società rigidamente chiusa in classi? Beh, ci sono vari problemi, ci sono varie domande e tante risposte, spesso contrastanti. In realtà, studi più recenti hanno fatto vedere come in questa parte del Medioevo, anche in questo momento del feudalesimo, intorno all'anno 1000, intorno all'undicesimo secolo, qualche scalata sociale è comunque possibile, non è del tutto esclusa e non è del tutto vero che la società feudale è rigidamente di casta. Sì, sicuramente c'è un pregiudizio di casta, c'è una considerazione di inferiorità per quanti non sono liberi, cioè per quanti non possono permettersi armi e cavalli. Ma ciò non toglie che uno possa fare una piccola scalata sociale. Ciò non toglie che sia del tutto impossibile che un contadino arrivi a diventare cavaliere in quest'epoca. Poi, nell'epoca successiva, la scalata sociale è resa ancora più possibile dalla presenza dei primi borghi delle città in Italia, dei comuni. Ma a livello propriamente sociale, questo sì, questo è sicuramente vero. La società feudale vede un vertice nei nobili, i nobili che sono nobili di sangue e nobili di spada, cioè nobili che discendono da guerrieri e sono anch'essi guerrieri. Non esiste ancora la nobiltà di toga che si sviluppa poi nel Rinascimento, in particolar modo nel 1500, nel 1600 in Francia. Sono tutti di origine guerriera, di origine guerresca e sono tutti dediti alla guerra. I vertici sono questi. E sotto tutto e tutti costoro c'è una massa, c'è la massa del mondo contadino, spesso contrapposta ideologicamente dai nobili, non dai contadini che non hanno coscienza di classe, appunto ai vassalli, al signore feudale. Ma questi contadini che di fatto sono servi, i famosi servi della gleba, li abbiamo già incontrati parlando di storia della Russia, anche se lì è una questione un po' più diversa, questi servi hanno comunque dei diritti, hanno il diritto di proprietà riconosciuto, anche se al momento della morte, nel passaggio di proprietà, cioè sull'eredità, il signore feudale, mette una tassa. Sono tutte proprietà tassate al momento del trapasso di eredità. Inoltre, la famiglia dei contadini è legalmente riconosciuta, i servi possono sposarsi, possono avere dei figli, e inoltre i servi possono anche sposarsi con persone fuori del territorio del signore feudale, quindi fuori del territorio del signore feudale, in un territorio di un altro signore feudale, si chiama far mariage, il pagamento per sposarsi con gente fuori dei confini signorili. A questo punto, per quanto riguarda l'ottica matrimoniale, voglio smentire uno dei miti creati sul Medioevo, che è lo Ius Primae Noctis. Lo Ius Primae Noctis è una cavolata pazzesca. Nel senso che non è mai esistito. Non è mai esistito questo diritto del signore feudale di godere della moglie di un altro la prima notte di nozze. No, non è mai esistito. Sono esistiti casi di signori feudali abbinazzati, ubriachi, fuori di testa, che magari hanno fatto una razzia in un villaggio dove c'è uno sposalizio. E hanno violentato la moglie, ma sono casi particolari, casi condannati dalla Chiesa, casi condannati dallo stesso codice del feudalesimo che nel frattempo si va definendo. Non c'è mai stato uno Ius Primae Noctis.
È una leggenda rinascimentale, illuminista più che altro e romantica, ma non è mai esistita una roba del genere, anche perché il Medioevo è un'epoca altamente cristiana. Posso capire che la religione medievale è spesso ipocrita, ma la Chiesa non avrebbe mai e poi mai accettato una roba simile, il diritto della prima notte di nozze. No, assolutamente, assolutamente no. In ogni caso, nel feudalesimo si definisce un po' questo slogan: nessuna terra senza signore, nessun uomo senza signore, cioè tutti devono avere un signore cui obbedire e ogni terra deve avere il proprio signore. Ma ripeto, tutto questo inizialmente è caotico, tant'è che intorno all'undicesimo secolo deve nascere la codificazione dei diritti e dei doveri per evitare fenomeni di felonia e fenomeni di fedeltà multiple, cioè il fenomeno per cui io, vassallo, mi lego a te, a lui, a quell'altro e via dicendo. E quando magari scoppia la guerra tra uno di questi signori, non so più conquistare, magari passo per fellone. Che cos'è il fellone? Il fellone è colui che tradisce il proprio signore, tradisce l'omaggio, tradisce il patto vassallatico e diventa di fatto un traditore. E con questa codificazione dei diritti e dei doveri, il vassallo deve fornire un aiuto militare al signore quando richiesto, non deve legarsi con più signori, deve legarsi con uno solo. Deve fornire dei consigli al signore partecipando alle riunioni di corte e ai tribunali, deve dare un aiuto economico al signore e qualora il signore in una battaglia, in una guerra fosse stato catturato uno della sua famiglia, ebbene il vassallo dovrebbe pagare anche il riscatto del prigioniero. E a volte il vassallo deve anche pagare per costituire la dote delle figlie del signore, o meglio, della figlia primogenita del signore. Di solito le secondogenite, come i secondogeniti, finiscono in convento, finiscono a fare la vita ecclesiastica. Tutto sommato, secondo questa codificazione, anche il signore ha gli stessi obblighi verso il vassallo, nel senso che se il vassallo viene attaccato, il signore lo deve difendere. Se il vassallo ha bisogno di consiglio, il signore gli deve dare consiglio. Il signore può partecipare alle riunioni, spesso i banchetti, nel castello del suo vassallo. Se il vassallo non ha soldi, il signore lo può aiutare. Se il vassallo finisce prigioniero, è il signore che lo deve liberare. È ovvio che anche il signore, per l'appunto, ha degli obblighi nei confronti del vassallo. Se il signore non riesce a proteggere il vassallo, cade anche lì il rapporto vassallatico, il rapporto di vassallaggio, cade, non avrebbe senso. Ecco, inoltre in questo periodo inizia a farsi strada questa società divisa in tre ordini. Parliamo di ordini e non di classi sociali. L'ordine di fatto è qualcosa la cui appartenenza è sigillata, siglata, confermata da un documento. Quindi c'è un documento, c'è una concessione, c'è un riconoscimento scritto in cui qualcuno viene riconosciuto appartenente a quel gruppo, a quel preciso gruppo. E ci sono questi tre ordini: gli oratores, cioè coloro che pregano, orare, pregare in latino, che ovviamente sono il clero, sono gli ecclesiastici, i preti, i vescovi, i cardinali. Ci sono i bellatores, bella non è la bellezza, ma è la guerra, coloro che fanno la guerra e sono ovviamente i nobili, i re, i duchi, i conti, i marchesi, i vassalli, i valvassori, i valvassini, e infine ci sono i laboratores, che sono i servi della gleba, coloro che lavorano, coloro che possono lavorare facendo gli artigiani, tipo i fabbri, o possono lavorare, e questa è la maggior parte di costoro,
in campagna. E sono i famosi tre ordini che li vediamo convocati nel 1789 agli Stati Generali da Luigi XVI. Quindi il sistema feudale è un sistema molto lungo temporalmente e è molto fortunato volendo, domina di fatto per 1000 anni. Ho esposto così brevemente, spero di essere stato chiaro, il sistema feudale, i diritti e doveri di un vassallo, ma anche del popolo. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.